con Aldo Polisena, giornalista del luogo qui di Cinque Frondi. Ecco, ieri questa disgrazia, quattro vittime, ecco, più volte avete detto questa è una strada pericolosa. Ecco, nello specifico, cosa serve per essere più sicura questa strada? Noi più volte abbiamo detto, sia come stampa, ma anche e soprattutto come comitati di base dei cittadini, ma anche come associazioni di questa zona, abbiamo detto che questa strada è pericolosa, che questa strada va messa in sicurezza, perché la 682, la strada di grande comunicazione che collega lo Ionio col Tirreno, è una strada che è stata concepita negli anni 60 e completata negli anni 70. Quindi è una strada con sistemi di sicurezza quasi nulla, e nessun intervento o piccoli interventi sono stati fatti da parte dell'ANAS, che è il gestore di questa strada, lo dobbiamo ricordare, in questi anni per la messa in sicurezza. Qui ci sono stati diversi incidenti, l'ultimo questo di ieri, quattro persone, ancora non si ha il numero preciso delle vittime, probabilmente anche una bambina, due famiglie coinvolte, appunto perché ci troviamo in un tratto, nel tratto Cinque Frondi autostrada, che è il tratto più pericoloso. È un tratto dove non c'è la corsia, dove c'è un rettilineo, no, è un rettilineo che non c'è una corsia di sorpasso, non c'è una corsia di sicurezza. Proprio su questo tratto sono morti tanti giovani, ricordiamo i ragazzi di Melicucco del 2019, a seguito del quale noi abbiamo fatto una manifestazione e abbiamo chiesto all'ANAS di aprire un tavolo di concertazione, un tavolo tecnico, per vedere che cosa ha bisogno di questa strada. Ecco, il provvedimento lo prende il sindaco di Melicucco mettendo l'autovelox. Sembra che sta funzionando, però l'incidente di ieri si è verificato proprio in quel tratto dove era stato messo l'autovelox. L'autovelox non può essere il sistema di sicurezza. Qui l'ANAS ci deve mettere le mani. Tra l'altro lei sa che c'è un dibattito aperto, perché a gennaio sarà chiusa per 20 mesi la Ionio Tirreno, con danni enormi all'economia, al turismo della Ionica e della Tirrenica. C'è molto allarme, soprattutto per i pendolari che giornalmente attraversano questa strada per andare all'aeroporto di Lamezia, di Reggio Calabria, per andare a Catanzaro, per andare alla stazione di Rosarno. Per cui noi che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che è arrivato il momento del raddoppio della Ionio Tirreno, soprattutto di raddoppiare, creare un'altra canna di galleria di valico, quindi un'altra galleria della Limina, e poi questo tratto dove c'è stato l'incidente di ieri, e il mio cordoglio va soprattutto alle famiglie coinvolte in questo dramma, e in questo tratto Cinque Frondi autostrada va raddoppiata, va creata la corsia basta di sorpasso. Vittime, basta vittime, non vogliamo più. Non vogliamo più vittime, non vogliamo più contare le vittime, vogliamo che l'ANAS apra subito un tavolo di trattative. Qui ci sono richieste che vengono soprattutto dei sindaci di questa zona. Io questa mattina mi sono sentito col presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Piana, il dottore Zampogna, mi ha detto: Aldo, basta, siamo stanchi, chiederemo subito un consiglio metropolitano aperto proprio nella Piana. Convocheremo tutti i sindaci, la regione, l'ANAS, e l'ANAS ci deve dire qual deve è dare il risposte. Deve dare risposte. La sua cugina era? Sì. Cittanova, ma lui stava salendo, come? Stava salendo di guardare, purtroppo se non si sa la dinamica, ma sicuramente il bus è andato addosso. Addosso? Che era sposato? Sì. Ecco, quando è presa la notizia drammatica di quattro morti. Purtroppo sì, ieri sera è brutto, ragazzi, veramente c'è stavolta, perché per cui arrivavano i vicini con noi, erano in città, c'erano dalla porta. Purtroppo è stata una notizia veramente straziata. Stava tornando dove lui? E nipote, c'aveva i genitori al mare, era andato a trovarli, e poi al ritorno è successo questo. Stava andando a lavorare a Torrenova? Sì, c'è una rosteria. Dico, stava andando a lavorare lì? Sì, stava andando alla rosteria. E purtroppo non è arrivato. Questo secondo lei causa la velocità? Ma questo non lo possiamo dire, perché non ne saremo presenti. Ma qua sicuramente, come dicono, la macchina veniva, diciamo, nella parte ionica in base alla corsia opposta. È successo questo grande problema. Come lo ricorda Domenico? Un ragazzo d'oro? Sempre sorridente,
ragazzo veramente, guarda, aveva proprio il sorriso sempre sulla bocca, ci ha lasciato un grande, grande dolore. Un ragazzo rispettoso, un ragazzo che amava la vita, un ragazzo che... Certo, come a questa età qua, diciamo che si è cresciuto lì vicino a noi, abitavamo a 200 metri di distanza, cioè, ci manca tanto veramente, le cose che ci ha lasciato senza parole.